La cream tart, un classico che ormai ho fatto veramente in tutte le salse, questa volta in versione di Pasqua. Mettiamo il burro a temperatura ambiente e lo zucchero e li amalgamiamo insieme. Quando saranno bene amalgamati, uniamo un uovo intero e lo facciamo assorbire. A poco aggiungiamo la farina e iniziamo a girare prima con una spatola e poi impastiamo con le mani. Adesso prendiamo due foglie di carta forno, dividiamo la frolla in due parti e la sottigliamo. Ora prendiamo un foglio. Fate un disegno con la matita o con la penna, un tondo al centro e due orecchie. Adesso abbiamo preparato la base per il nostro coniglietto e andiamo a ritagliarla. Ora che abbiamo tagliato la nostra forma, possiamo andare a ritagliare la pasta frolla. Ora che la nostra forma è ritagliata, lo bucherelliamo in modo che non gonfi in cottura. E ora lo mettiamo sulla carta forno. Procedo così a fare l'altro. Fatta anche l'altra forma coniglietto, andiamo a metterla sulla teglia e con la pasta frolla avanzata potete fare dei biscottini che ci serviranno per decorarla. Ora che i nostri due coniglietti sono pronti, andiamo a infornarli in forno preriscaldato a 180 gradi per 10-15 minuti. Mentre le nostre forme a coniglietto cuociono, noi ci dedichiamo alla crema. Mettiamo il mascarpone e lo zucchero a velo. Montiamo la panna a neve fermissima. Mi raccomando, la panna freddissima di frigo. Una volta montata la panna, l'andiamo a mettere nella crema col mascarpone. Nel frattempo i nostri coniglietti sono pronti, li sforniamo e li lasciamo raffreddare. Metto la crema in sac à poche. Se non avete il sac à poche, potete usare un sacchetto da congelo tagliando un angolino. E ora in frigo. Ora che sono raffreddati, andiamo a comporre la nostra cream tart di Pasqua. Mettiamo la base del nostro coniglietto, andiamo a prendere la crema che abbiamo messo in sac à poche e adesso andiamo a decorarla. Ora mettiamo il secondo e decoriamo ancora. E ora finiamo di decorare con i biscotti e gli ovetti di cioccolato. Terminiamo con la granella di pistacchi. Ora la nostra cream tart di Pasqua è pronta. Allacciate il grembiule e provatela anche voi perché io oggi non posso assaggiarla, ho gente a cena e devo tenerla intera.